veramente bisogno, anche se poi qualcuno potrebbe scapparci, no? Altra cosa, sono circa 3.000 gli studenti, non lo so, forse anche di più, con 10.000 euro quanti pacchi facciamo? In una classe ci sono 25 bambini, 20, quello che è. Se in una scuola ci sono 500 ragazzi, come facciamo a individuare da qui a X tempo chi veramente ha bisogno di un supporto di questo tipo? E quanti pacchi vengono fuori con 10.000 euro? Perché poi bisogna anche capire rispetto a 10.000 euro i costi che ci sono per il materiale da inserire all'interno del pacco. Quindi voglio dire che mentre l'altra delibera era molto più chiara nell'andare a individuare e a consegnare il pacco alle famiglie bisognose, qua andiamo sulla discrezionalità. Altra cosa, potrà non avere un significato, ma quanti ragazzi vediamo in giro con cellulari e con cartelle ultrafilmate e poi magari dicono di essere famiglie bisognose? Cioè, non lo dico perché sono tutti falsi, ci mancherebbe altro. Io lo capisco che un genitore cerca di non far passare il figlio che ha un po' bisogno in una maniera, no? Perché è giusto che sia anche così, però dobbiamo stare attenti a queste cose qua. Ecco perché io ritengo che questa delibera rispetto a quella di prima non è fatta bene, al di là che nessuno è contro l'aiuto a chi ne ha bisogno. Il problema è essere chiari e trasparenti a chi andiamo a farli, perché non è che noi andiamo a casa o viene il messo a consegnare a casa della famiglia e gli dice questo è il tuo kit da qui alla fine dell'anno e poi se ti avanza anche per l'anno prossimo ne hai già qualche cosa da fare, no? Ecco, bisognerebbe stare attenti. Io sarei anche perché questa cifra andrebbe abbassata, proprio perché non è chiaro a quanti pacchi andiamo a fare, b quanti studenti sono coinvolti, c come andiamo ad individuare noi e non la discrezionalità di qualcuno, senza togliere niente a chi dovrà fare questo compito, forse sarà pure difficile, e tutto il resto. E a conti fatti si possono fare gli stessi pacchi spendendo meno. E un'altra cosa che chiedo al direttore di settore, se c'è, è capire se ai 10.000 euro che noi mettiamo qua, chi si aggiudica la composizione del patto deve integrare, cioè quello che aveva chiesto. Aveva già chiesto, ma avevo già risposto sull'altro. Voglio capire se è la stessa cosa. Quando torna glielo chiederemo. Grazie. Capogruppo Viganò. Sì, Io questa volta a nome del mio gruppo esprimo quanto ho già detto per quanto riguarda la delibera precedente, quanto ha già detto il consigliere De Lorenzo, che mi trova perfettamente d'accordo. Dopodiché io trovo che questa delibera non si presta a nessuna discrezionalità, perché come ha poc'anzi detto la consigliera Mizzao, che fra l'altro lavora nell'ambiente e ha responsabilità nell'ambiente scolastico, i pacchi verranno consegnati alla dirigente scolastica, che non è una persona qualunque, non è un genitore, non è così, non è che si mettono d'accordo tra genitori e poi dopo qualche genitore o il consiglio di istituto decide di distribuirli a questo o quello. La dirigente scolastica è un pubblico ufficiale ed è pienamente, credo, responsabile degli atti che compie all'interno dell'edificio scolastico e di chi e a chi distribuisce il materiale scolastico. Per cui io credo che anche per quello che riguardava la delibera precedente, noi abbiamo l'occasione importante di dare una mano. Credo, e non ci sono dubbi su questo, che come per la delibera precedente
e i pacchi che arriveranno alle scuole e i dirigenti scolastici porteranno la lettera di accompagnamento e la firma del Consiglio di Zona 9 e non dei singoli presidenti che presiedono le commissioni che hanno proposto queste iniziative, per cui abbiamo una buona occasione per dare una mano anche alle scuole che in questo momento credo ne abbiano bisogno. Nessuno meglio dei dirigenti scolastici conosce la situazione delle famiglie e degli alunni. Tornando al discorso di prima, se prima c'erano magari persone che per questione di dignità, di orgoglio, di vergogna non dichiarano la loro posizione, la loro difficoltà economica, all'interno degli edifici scolastici i dirigenti scolastici tramite anche gli insegnanti conoscono perfettamente la situazione delle famiglie che realmente hanno bisogno. Grazie. Quindi noi siamo sicuramente favorevoli e ribadisco, verrà firmata come per la delibera prima dal Consiglio di Zona e non dal Presidente della Commissione che l'ha proposta. Grazie. Capogruppo Ferro. Grazie Presidente. Questa volta forse non sono l'unico a fare la parte del cattivo sulla delibera. Se quella di prima presentava delle grosse incongruenze che ci hanno portato a non partecipare al voto, questa è ancora peggio, per tutte le motivazioni che non voglio ripetere, che sono state appena elencate da chi mi ha preceduto. Io ci tengo comunque a risottolineare per l'ennesima volta che questo falso buonismo, questa falsa volontà di aiutare qualcuno, mediata dal fatto che abbiamo soltanto paura, ribadisco come ho detto prima, paura di perdere le risorse da spendere l'anno prossimo, che se avremo il tempo di spenderle in un'altra maniera sicuramente non penseremo, non avremo tutte queste discussioni, tutti questi dibattiti sull'aiutare i bambini delle scuole, sull'aiutare le famiglie in difficoltà, perché se avremo il tempo probabilmente adesso le avremmo regalate a qualche altra associazione vicina. Solo stasera siete riusciti a dare qualcuno, che noi abbiamo investito non so quante risorse in quel corso senza fondo che siamo stati nel museo urbano, che stasera si è andata a discutere di una delibera un po' particolare, che anche lì aveva delle criticità e non voglio comunque dilungarmi. Noi andiamo a fare della beneficenza quando andiamo a tagliare i sussidi, andiamo a aumentare gli abbonamenti degli studenti. Gli studenti che vanno a scuola, grazie a voi, devono pagare di più l'autobus e con quei soldi glieli rimborsiamo ad alcuni per comprare il quadernino, che non sappiamo neanche se arriverà. Noi andiamo a comprare del materiale che, giustamente, come dicevamo prima, non sappiamo bene che fine farà. Viene raccolto, acquistato in grandi pacchi, in piccoli pacchi, anche lì non sappiamo cosa, perché dobbiamo aspettare che il direttore di settore ci dica qual è la soluzione più conveniente, perché dobbiamo guardare soprattutto all'economicità dell'investimento come la legge ci impone. Perciò non sappiamo bene precisamente cosa verrà acquistato, che cosa servirà, a chi servirà, a chi verrà destinato. Però dobbiamo fare beneficenza perché siamo delle anime candide, siamo sotto le festività, siamo sotto Natale, anzi no scusate, non si può più dire le festività di Natale, siamo sotto il bianco inverno, quello che è, perché non si può più neanche parlare di certe cose. Penso che magari questo tema possa essere sensibile anche per lei, capogruppo Indovino. Però siamo buoni con le risorse che abbiamo sottratto ai cittadini milanesi con una gestione incapace del bilancio, aumentando ogni tariffa possibile immaginabile, aumentando ogni spesa per dare la possibilità a questo consiglio di essere sotto le festività generose, fare tanti regali a tutti per far vedere quanto siamo bravi, quanto siamo buoni. Non è che magari siamo capaci di gestire meglio le risorse, investire diversamente e aiutare bene questa città che ha tanto bisogno, ha tante difficoltà, che certamente non verranno aiutate da un pacco di Natale per una famiglia che magari non gradirà neanche, magari mettiamo dentro dei salumi, arriverà una famiglia di differente cultura che non li gradisce e li butta via, scusatemi la battutaccia, oppure arriveranno questi bei compassi, questi bei righellini tutti belli colorati, magari su qualche cartone animato, anche da regalare a un bambino che senz'altro gli risolverà il problema della famiglia, quando magari potevamo sostenerli maggiormente in altra maniera più seria e più concreta.
Perciò è inutile ribadire che, come non abbiamo partecipato alla delibera precedente, non volendo rischiare anche di avere delle conseguenze per delle delibere sulla cui regolarità non abbiamo alcuna certezza, non parteciperemo al voto neanche di questa. Grazie. Capogruppo Cortese. Grazie Presidente. Beh, io vorrei ribadire quanto ho già detto in commissione ogni settimana. Sono d'accordo con quanto dice il consigliere Ducci, dove effettivamente con questa delibera avremmo potuto verificare effettivamente quali sono gli studenti in difficoltà e quindi che il materiale debba essere distribuito presso la scuola in proporzione al numero degli allievi iscritti mi sembra non proprio preciso. E tra l'altro in commissione avevo fatto anche presente un'altra cosa, che alcuni studenti in difficoltà economiche, pur essendo della zona 9, non frequentano per comodità delle scuole medie della zona 9. Quindi noi con questa delibera comunque andiamo a penalizzare alcune famiglie e alcuni studenti che ne hanno sinceramente, perché conosco, la necessità. Quindi sarebbe opportuno, a mio modo di vedere, trovare una soluzione anche per includere questi studenti che, ripeto, per comodità vanno in scuole non site in zona 9. Comunque, siccome, per carità, fare del bene piace a tutti, no? E secondo me questa iniziativa non è male, assolutamente. Però io propongo un emendamento dove chiederei alla Presidente di poter eliminare il quinto capoverso, oppure non eliminare, modificare il quinto capoverso, inserendo, il materiale dovrà essere distribuito agli studenti in situazioni di disagio economico preventivamente individuati dal dirigente scolastico. Secondo me questa cosa darebbe la soluzione ideale, perché questo materiale che noi andiamo a distribuire alle scuole vada effettivamente a chi ne ha reale necessità. E quindi spero che la Presidente possa accogliere la mia richiesta. Grazie. Dottor Seris. Grazie. Velocemente, perché è già stato detto tanto anche sulla delibera precedente. Io dico quattro cose rapide. La prima, adesso non voglio sembrare conflittuale stasera, ma mi sembra anche bello discutere. A me sta bene tutto, però alla critica in un contesto come questo,
con una documentazione votata prima, io credo, se fosse di là penso che lo farei, ci vuole una proposta. Cioè io ho sentito dire tante cose che non vanno bene su questa delibera, non ho sentito nulla per migliorarla, complimenti consigliere Ferrari, non ho sentito nulla per migliorarla. Uno. Due. La discussione, io diciamo apprezzo, lo dico a titolo personale, secondo me l'emendamento che ha fatto il consigliere Cortese, poi se si può fare poi il direttore diciamo, dirà la sua. Sulla cosa, diciamo, sul punto invece degli studenti che vanno, io sono andato, abito a Cinisello, sono andato a scuola in piazza Istria perché c'era la nonna vicina, quindi mi volavano là. Non è che il comune di Cinisello quando dà i soldi alle scuole doveva dare anche a Milano perché io per motivi personali andavo alla scuola di Milano. Così, in una logica di decentramento e di minima, perché ne abbiamo un po' autonomia delle zone, se noi decidiamo di fare una cosa, purtroppo i ragazzi che andavano in scuola in zona 2 non sono coinvolti, non credo che diciamo facciamo un torto a nessuno, il territorio è quello e quindi questo. Tre, che è la cosa su cui, poi c'è un, ma vado velocissimo. Tre, che è il punto su cui secondo me ci si divide su questa delibera. Allora, la domanda che ci dobbiamo fare è: ci fidiamo e crediamo negli insegnanti e nei prezzi che sono pubblici ufficiali? Ci fidiamo della loro oggettività? Se la risposta è sì, si vota a favore. Se la risposta è no, cioè si assume la responsabilità di quello che si pensa e si vota contro. Mi può star bene. Però, secondo me, il ragionamento è che noi, se votiamo contro oggi, votiamo, il significato del voto contrario è il fatto che non crediamo nella buona fede degli insegnanti della nostra scuola. Chiudo dicendo questo, si possono fare 200 considerazioni, sono d'accordo, cioè non utilizzo la parolaccia pezzatore, sono d'accordo, si possono fare 200 considerazioni contro questa delibera, il fatto è che andiamo ad aiutare dei ragazzi, perciò chi vota oggi contro si assume la responsabilità di non dare una mano dei ragazzi che possono andare a considerare. Grazie Presidente, anche io vorrei dire su questa delibera, su questa iniziativa che io appoggio e ritengo complementare quella precedente, anzi va in un certo modo a bilanciare altre esigenze di andare oltre a 341 famiglie a cui è rivolto il cesto natalizio. In questo caso, se non ho capito male leggendo la delibera, ma poi la Presidente spiegherà meglio, non si tratta di fare dei cesti o dei pacchi per il singolo adulto, ma di destinare questo insieme di attrezzature alla scuola, al dirigente scolastico, che poi la darà ai ragazzi, non come diciamo donazione che arriva il giorno ufficiale di Natale, il giorno della Befana, ma come diciamo contributo a migliorare l'attività scolastica di tutti i ragazzi della scuola, perché se tutti hanno il compasso, tutti hanno la matita, tutti hanno il righello, anche quelli che ce l'avevano e non hanno portato da casa sono stimolati a lavorare, non a distrarsi, crea un clima di lavoro migliore all'interno della scuola e questo diciamo è un obiettivo comune per tutti, quindi va in quella direzione lì. Visto che sono stati espressi dubbi sul fatto di come vengono distribuiti o come non vengono distribuiti, anche io ho fiducia dei dirigenti scolastici e di come verrà distribuito questo materiale. Chiedo solamente se per fidare questi dubbi che sono stati espressi, chiedo al direttore settore se si può chiedere ai dirigenti scolastici poi fare una relazione su come sono stati distribuiti i materiali, in modo che abbiamo un ritorno sia sul materiale che abbiamo distribuito sia su come è stato utilizzato. Grazie. Grazie. A me mi rilascio subito a quest'ultimo intervento, credo che la proposta sia senz'altro pertinente, è diversa dalla situazione precedente, dove avevamo nella delibera prima dei soggetti predeterminati, ma qui la natura dell'iniziativa è completamente diversa, renderebbe impossibile la predeterminazione e quindi l'iniziativa prevede la
facilitazione della distribuzione attraverso dei soggetti già riconosciuti, che peraltro sono già garanti di fondi molto più importanti, che sono quelli, come quelli del diritto allo studio che distribuite annualmente, e quindi già hanno dimostrato negli anni, ed è già anche previsto dalla norma, che possono essere i depositari del diritto di disporre dei fondi della scuola nel rispetto del ruolo che loro, ai quali sono stati, che è stato loro delegato sostanzialmente. Di conseguenza non vedo la criticità sotto questo punto di vista. Ovviamente poi dal punto di vista tecnico, il consiglio di istituto, il dirigente scolastico, è quello che probabilmente più di ogni altra valutazione di tipo meramente tecnico può provvedere ad effettuare la scelta più giusta. Il fatto che possa essere effettuata una rendicontazione e una relazione rispetto alla modalità di distribuzione del materiale, questo senz'altro può essere utilmente inserito. Un emendamento, capogruppo Milone? Presidente Locoso. Grazie Presidente. Allora, rispondo a tutte le varie osservazioni. Per quanto riguarda l'osservazione del consigliere Ferrario, panettonia giugno, ecco, l'iniziativa naturalmente non è un'iniziativa, per quanto abbiamo usato la parola Natale nel titolo, non bianco inverno ma Natale, l'iniziativa non è chiaramente limitata al Natale, cioè questi beni che noi diamo alle scuole verranno utilizzati al momento del bisogno nel corso dell'anno. Non c'è nessuna necessità per cui entro il Natale debbano essere consegnati ai ragazzi. Per quanto riguarda la frase che sottolineava il consigliere Ferrario, viene quindi dato in carico al settore zona 9 di individuare le modalità di gestione e di organizzazione delle iniziative e di adottare tutti gli atti conseguenti, è identica alla delibera precedente. La frase l'ho copiata paro paro dalla delibera del consigliere, del presidente Meroni, e serve perché il direttore di settore dovrà operare il bando, dovrà fare tutte quelle azioni che porteranno alla creazione, all'assegnazione ad un operatore di questa iniziativa secondo i criteri di trasparenza, eccetera. Per quanto riguarda appunto il discorso che non sono stati dati i fondi per il diritto allo studio, diceva il consigliere La Terza, e gli diamo questo contentino. I fondi per il diritto allo studio non sono arrivati perché, non essendo una competenza urgente del comune, non essendo una competenza esclusiva del comune, dipendono dall'approvazione del bilancio. Quindi i fondi per il diritto allo studio in questi giorni sono in fase di assegnazione, proprio perché dovevano aspettare l'approvazione del bilancio per poterli assegnare, e quindi arriveranno alle scuole i mandati di pagamento proprio in questi giorni. Non è una cosa che sostituisca l'altra. Come giustamente ha sottolineato la consigliera Mizzau, il preside è un pubblico ufficiale, già gestisce i fondi per il diritto allo studio che noi inviamo alle scuole, quindi come c'è discrezionalità per quanto riguarda i fondi del diritto allo studio, che sono cifre importanti, così gli possiamo dare discrezionalità di distribuire del materiale didattico ai ragazzi in condizioni di difficoltà. Per quanto riguarda l'osservazione del presidente Tucci, è vero, effettivamente ci sono ragazzi che hanno cellulari e ISE bassi, cellulari lussuosi e ISE bassi. Proprio dare agli insegnanti l'incarico di distribuire questo materiale eviterà, perché gli insegnanti, il cellulare dei ragazzi lo vedono, e anche la felpa che indossano.
quindi in questo caso sarà molto più mirato l'aiuto e si eviteranno tante cose. Per quanto riguarda le truffe, purtroppo su questo in ogni campo ci sono, non potremmo neanche assegnare le case popolari a questo punto, perché alcuni fanno domanda con degli ISE falsificati, con dei documenti falsificati, e purtroppo sono diciamo cose che succedono, ahimè. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal capogruppo Perego, ci sono grosse incongruenze, però va bene, essendo andato via penso che non gli interessasse la risposta. Per quanto riguarda il consigliere capogruppo Cortese, allora la conformazione della zona 9 fa sì che diciamo le situazioni di difficoltà siano abbastanza equamente distribuite. Non siamo una zona con scuole che hanno solo una popolazione ricca e altre che hanno solo una popolazione povera. Fortunatamente c'è una condizione di discreta omogeneità, quasi tutte le zone hanno quartieri di case popolari all'interno. Quindi la situazione, per quanto ne so, è abbastanza omogenea sul terreno della zona 9. I dati, noi abbiamo per gli studenti delle scuole, abbiamo 13 scuole secondarie di primo grado in zona 9, abbiamo 3.185 studenti. Calcolando che si può pensare che calcolando una ventina, un 20% di studenti che hanno difficoltà nelle classi, calcolando il fatto che il pacco non viene dato individualmente, viene dato alla scuola e quindi il materiale è distribuito in modo mirato al bisogno, si può pensare che in questo modo si dia sollievo a tutte le classi in un modo più favorevole alla divisione equa del materiale. Per quanto riguarda avere gli elenchi dei ragazzi per poter inviare questo materiale, questi elenchi dei ragazzi in difficoltà economiche sono assolutamente elenchi che la preside non può fornire al consiglio di zona, sono materiale sensibile, coperto dalla legge sulla privacy, quindi non ci resta che fidarci della professionalità e del fatto che presidi e insegnanti sono pubblici ufficiali e come dividono, come utilizzano i fondi per il diritto allo studio, utilizzeranno anche il materiale che noi gli forniamo sicuramente nel modo più equo possibile. Ma io non ho chiesto gli elenchi, Presidente. Beh, allora, se non vuole gli elenchi, la risposta è nella frase precedente. I destinatari del materiale didattico saranno individuati dal dirigente scolastico o da altro soggetto dallo stesso indicato, che dovrà assegnare ad ogni ragazzo in difficoltà il materiale di cui ha bisogno e che i genitori non sono in grado di acquistare. Ma non è mirato così a pioggia, Presidente, non è mirato così a pioggia. Per quanto riguarda il discorso della zona 9, probabilmente ci saranno anche ragazzi di altre zone che frequentano le scuole della nostra zona e che sicuramente non vorremmo escludere semplicemente perché abitano di là dal confine. Speriamo che anche le altre zone, perché questa è un'iniziativa che finora abbiamo preso solo noi, speriamo che anche le altre zone facciano qualcosa di simile in modo da aiutare i ragazzi della zona 9 che studiano fuori diciamo dai confini della zona. Per quanto invece riguarda l'emendamento non lo accetta, non me l'ha detto. No, l'emendamento si mette in votazione Presidente, se l'emendamento viene presentato lo mettiamo in votazione. Certamente, non sono io che devo accettare, non è una mozione. Per cui, per quanto infine riguarda
Per quanto infine riguarda il bene, ho perso il filo e penso di essere, c'era qualcuno, se c'è qualcuno a cui non ho risposto. Grazie. Consigliere Ferrari, già intervenuto per? Perché non mi è stata data una risposta? Avevo della settimana prossima. Ma tu non hai nient'altro da fare? Sì, ascoltare. Il materiale, avevo chiesto, il materiale dovrà essere distribuito presso le scuole in proporzione al numero degli allievi iscritti. Avevo chiesto di evidenziare in libera il passaggio di proporzionalità tra gli allievi in difficoltà e quelli non. Mi sembra il passaggio più evidente da sottolineare. Cioè, quindi gli allievi in difficoltà. E non doveva arrivare io a dire, doveva essere presente Genovese. Dai, Vincenzo. Grazie Presidente. Allora, come ripeto per consigliere Ferrario, noi non siamo in grado di avere gli elenchi degli allievi in difficoltà perché sono materiale coperto dalla privacy. Noi diciamo chiaramente nel terzo capoverso diciamo veramente chiaramente dovrà assegnare ad ogni ragazzo in difficoltà il materiale di cui ha bisogno e che i genitori non sono in grado di acquistare. Quindi mi sembra che è più chiaro la distribuzione del materiale che viene acquistato. Allora, noi non abbiamo altro dato, noi non abbiamo. Non è un dato, non ci interessa il dato. Grazie. Credo di avere risposto, evidentemente. Presidente Tucci, sull'emendamento Cortese. Allora, io ritengo che l'emendamento Cortese sia giusto e che debba essere anche accolto. Inoltre voglio aggiungere che è troppo facile additare chi dovesse votare contro come se fosse contro l'aiuto delle famiglie bisognose, perché questo è falso e ipocrita per chi lo sostiene e per chi lo dice, perché chi è a favore dell'aiuto alle persone deboli e bisognose non vuol dire che deve accettare per forza una delibera che non è trasparente per come viene fatta la lista di chi ha veramente bisogno. Quindi chi si è permesso di giudicare eventualmente il voto di un consigliere o di più consiglieri è pregato di tenersela per sé, perché è una posizione ipocrita e fuori luogo. Grazie. Solo perché No, sto rispondendo al Presidente Tucci, sto solo dicendo, prego, cortesemente, non sto dicendo a lei, sto dicendo che ho letto l'emendamento del consigliere Cortese, che evidentemente non avevo ben compreso perché non ho sentito bene, e leggendolo mi rendo conto che invece è assolutamente condivisibile, nel senso che non siamo noi a dover acquisire gli elenchi, ma è la preside a doverli preventivamente fare. Grazie, mi scuso, non ho sentito. Allora mettiamo in votazione. Aspetta, per dichiarazione di voto. L'emendamento consigliere Mizzano. Scusate, non mi sono distratta. Se io preventivamente devo fare un elenco da consegnare a un pubblico, un ufficio pubblico, devo essere documentata e devo chiedere l'ISE, il che arriva altro che arriva l'uomo di pasto, no? Invece io sono in grado oggi di dire, però anche la Presidente deve ascoltare, visto che pretende l'ascolto giustamente da tutti i consiglieri. Allora, io adesso sono in grado dei miei 250 alunni di dire quanti sono in difficoltà, perché ho visto una serie di richieste, una serie di cose, di qualcuno anche l'ISE, perché l'ho richiesto io.
secondo me ha più senso, tra virgolette, chiedere poi che venga rendicontato, relazionato, perché almeno così la zona ha una fotografia di, perché è vero, può capitare che non siano in proporzione, non ci siano in tutte le scuole il 20% di bisognosi, può esserci una scuola di 30 nell'altra di 15. Allora, solo una volta che si è relazionato, per, è vero che nell'arco di tre, dalle mie stanno in 3 anni, ora che arriva la relazione questi qua sono già all'università, però poi si potrebbe avere più una fotografia nel dire quella parte del quartiere ha un 5%, quell'altra di zona al 10%, quell'altra al 20%. Ma se io lo devo dire prima a voi non posso dirlo così secondo le sensazioni e anche i colloqui, devo dirlo con delle pezze giustificative che solamente l'ISEE, che mi scade a gennaio magari, che io tengo buono perché vedo che la situazione, se il papà non è lavoro a dicembre non c'è neanche a gennaio. Consigliere Terza. Sì, volevo fare la dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle. Allora, noi voteremo a favore perché in questo caso, anzi, anche per rispondere al Presidente Tucci, poi magari provo a girare la telecamera se ci riesco, per rispondere anche al Presidente Tucci, il fatto che non viene presentato neanche l'ISE, per cui in teoria sarebbe qualcosa di fuori dalle regole, in realtà sta molto nei canali, quindi non va a vedere, non va a controllare una formalità, non va a controllare una formalità qual è la dichiarazione ISE, ma vede uno stato di necessità. E effettivamente la questione di avere il numero in anticipo potrebbe servire soltanto per avere un preventivo di come distribuire i kit, magari però, arricchirli, eh? Magari arricchirli, sì, di come distribuirli, nel senso anche arricchirli, magari ci vengono fuori, ma di numero o di attrezzi? Di attrezzi. Grazie. Beh, grazie. Grazie consigliere Terza. Mettiamo, sono intervenuti tutti, c'è stato un ampio dibattito, mettiamo in votazione l'emendamento del consigliere Santo Cortese, che chiede di modificare il quinto capoverso inserendo il materiale dovrà essere distribuito agli studenti in situazioni di disagio economico preventivamente individuati dal dirigente scolastico. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presente 34, favorevoli 9, contrari 21, astenuti 4, respinto. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal capogruppo Anna Meloni dopo la parola acquistare del terzo capoverso. Inserire le scuole dovranno relazionare sui criteri e sulle modalità di distribuzione dei materiali assegnati. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Si è fatto venire il mal di testa. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 32, contrari 1, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Un attimo. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo.
Locanda di Gerico. Erogazione dei contributi all'associazione Locanda di Gerico per l'attività annuale della Casa di Gerico. La parola al Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, Roberto Meroni. Grazie Presidente. Viceversa a prima, questa combinazione non la leggo, abbiamo discussa lunedì scorso, per cui le do per letta e vi prometto darò delle risposte. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 2, approvato. Passiamo al punto numero 5, erogazione di contributo all'Associazione Anziani Sempreverdi, Centro Socio Ricreativo Culturale Anziani, per la realizzazione dell'iniziativa denominata Festa di fine anno 2013. La parola al Presidente della Commissione, Roberto Meroni. Grazie, anche questa mi sono trattata lunedì in commissione, la do per letta e eventualmente darò delle risposte. Grazie Presidente Meroni, capogruppo la terza. Sì, una sola osservazione che volevo portare a, diciamo, a conoscenza del Consiglio, per cui mi vede perplesso l'approvazione di questa iniziativa. Questa iniziativa porta come dato il protocollo 22 ottobre 2013. Pertanto, visto che l'avviso di presentazione delle domande è fatto in anticipo, cioè nel senso è presente nel sito di zona 9, tutte le associazioni dovrebbero continuare a rispettare tale formalità. Quindi in questo caso così non è stato e ripeto il concetto dei cagnolini che scodinzolano la coda di prima, di sembrare un po' di richiamare a raccolta le associazioni, dai che sono arrivati i soldi. E per cui il voto, diciamo, per questa iniziativa sarà contrario. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione dell'iniziativa del punto 5, chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 24, contrari 2, astenuti 2, approvato. Passiamo al punto numero 6, parere inerente all'aggiornamento. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Non vanno i soldi. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 1, approvato. Passiamo al punto 6, parere inerente all'aggiornamento del piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio. La parola al Presidente della Commissione del Territorio, Luca Sivi. Grazie. Allora, io direi che visto che l'abbiamo trattata più di 6 volte in commissione, io direi che è stato ovviamente discusso l'argomento, la darei per letto. L'unica cosa che dico è che c'è probabilmente un errore di ortografia alla prima pagina, alla voce istruzione, il comma 7 e il comma 8 sono identici, per cui andrebbe cancellato il comma 8 perché si parla dello stesso oggetto del comma 7. Dopodiché direi che non c'è nulla da aggiungere, grazie. Consigliere Lusdei. Grazie. Io spero che da questo lavoro il Presidente Sini è molto diligente a fare queste delibere, perché vedo che in altri consigli di zona invece se ne spazzolano altamente, scusate il termine.
nel senso non mi interessa assolutamente questo tipo di partecipazione e di produzione di questi elenchi. Visto che in zona 9 ad aprile noi abbiamo deliberato due elenchi, uno demaniale per le aree demaniali e uno degli edifici dismessi, degradati, però non abbiamo visto nessun risultato da parte dell'amministrazione. Cioè, visto che noi diamo questo tipo di informazioni, pretendiamo anche che l'amministrazione ci ridia l'elenco magari di quello che lei ha costruito con dati aggiornati, magari non solo di della zona 9 ma di tutto a Milano, proprio per avere un'idea di che cosa oggi c'è su Milano di abbandonato e per contribuire con un piano di edificazione che abbia un senso. Quindi io spero che questa delibera, come va, produca dei risultati di ritorno dai settori tecnici. Grazie. Grazie Presidente Sili. Grazie. Niente, io ribadisco che per quanto riguarda gli elenchi di cui diceva il consigliere Amiodei, ricordo che sugli edifici dismessi il comune di Milano, l'ufficio del vice sindaco, sta producendo proprio la mappatura degli edifici abbandonati, e nel regolamento edilizio, cioè nella bozza del regolamento edilizio, c'è proprio una norma che prevede questo. Dopodiché da qui a attuarlo è una bella domanda. Capisco, ce l'abbiamo in agenda, vedremo. Grazie. Consigliere Tagliabue. Sì, grazie. A me spiace non aver potuto partecipare ai lavori dell'ultima commissione. Quindi mi fido di quello che c'è scritto. Rilevo solamente che non so se veniva richiesto di fare un elenco della spesa. Non credo, ma era quello di esaminare quello che era il piano dei servizi. Quando dice Parco Nord di inserire all'interno del parco le attività sportive presenti in sede propria, è una cosa assolutamente di dettaglio. Rimane come piano dei servizi il fatto che c'è il Parco Nord, quindi l'oggetto è il Parco Nord, che poi all'interno si articola proponendo alcuni tipi di attività è solamente un particolare, ma non è una cosa determinante per quanto, quindi io non avrei messo una roba del genere. Probabilmente ci sono altre attività, ma comunque nel complesso non sembra che si possa dire che la voce. Grazie, adesso semplicemente per ricordare, forse non c'era appunto il consigliere Tagliabue, ma siccome abbiamo raccolto le varie osservazioni dei vari commissari, il consigliere Telli aveva sollevato questa problematica e la commissione ha adottato positivamente la sua osservazione sottolineatura. Se eventualmente è una sottolineatura ulteriore, pazienza, abbiamo fatto un po' di lavoro insieme. No, perché tu c'era scomma, io stavo così. Comunque la ringrazio. Mi dimentico. Grazie, sentiamo in votazione. Ma scusa. Ora, no? Siamo in fase di votazione del punto 6. Andiamo alla votazione, presenti 29, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1, approvato. Dobbiamo procedere con la votazione del prolungamento dell'orario, essendo ormai le 23:31, mettiamo quindi in votazione il prolungamento.
La Siberia, la Siberia si avvicina. Non capisco. Nei campi di rieducazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 3, contro 19, 75. Prolungamento è respinto. Le ultime due mozioni di questa sera verranno trattate dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio della prossima settimana. Che ricordo essere il 3, martedì 3 invece di giovedì 5. Ma tu eri collegato? È tornato. Lasciami andare.